Perché incontrarci qui? Per la vista o perché ti stai affezionando a me? Allora ti ricordi? Pensavo che fosse una cosa estemporanea. Che io avrei aiutato te e tu. Cazzo. No, no, è una stronzata. Eri incazzata nera con i Raffen. Volevi farli fuori con l'aiuto di Mitch e Scorpion. Se avessero accettato, mi avresti mandato allegramente a fanculo. No, smettila. Guarda la città. Lì da qualche parte quei bastardi della Rasaka si chiedono come hanno fatto a perdere tutto. Un giorno lo capiranno. Ma noi saremo molto lontane. Devo dire che non mi aspettavo che finisse così. Mi intendi nel Mikoshi? Ah, a Night City. Pensavi che ci saresti rimasta per sempre? Fino a un paio di mesi fa, non avrei mai pensato di andarmene. Ci avrei messo la mano sul fuoco. Una scommessa che avrei perso anch'io. Eppure eccoci qui, sulla strada. Non so se avrei avuto il coraggio senza di te. Grazie. Ah, smettila. E comincia a salutare questo panorama. Non rivedrai più la città. Quello che sto cercando non è qui. Tu pensi che lo troveremo? Ne dubito. Ma forse non è così male. Se Night City mi ha insegnato qualcosa, è guardarsi dai propri sogni. Perché in qualche modo riescono sempre a fregarti. Cazzo, vi sanguini di nuovo. Troverò una soluzione, Panam. Il farmaco di Vic aiuta un po'. E quando arriveremo dove stiamo andando, parleremo con tutti i tuoi contatti. Hanno fatto miracoli con alcuni dei nostri. Ti aiuteranno, vedrai. Sono felice di sentirtelo dire. A proposito, il nostro piano? È tutto pronto e confermato. Presto incontreremo i nostri, faremo i bagagli e ce ne andremo. La strada non sarà facile, ma se non mandiamo tutto a puttane, tra qualche ora saremo già oltre confine. Andiamocene. Certo. Ma vi... guarda bene la città per l'ultima volta. Voglio dire, se vuoi... ti aspetto in macchina. Beh, Night City, buonanotte e buona fortuna. Quante stronzate. Molti dei nostri sono già oltre confine. Ci aspettano dall'altra parte. E i souvenir del Mikoshi? Se ci avviciniamo al confine con tecnologie del genere, ci fanno fuori senza pensarci due volte. Abbiamo controllato. La Rasaka sorveglia tutti i varchi. Ma noi conosciamo una strada meno trafficata. La Rasaka. Ho un déjà vu. Ho detto qualcosa di male? Mi hai fatto venire in mente Jackie e il colpo alla Rasaka. Credo che tu sappia com'è andata a finire. Scusami, V. E dai, tu non c'entri niente. E comunque, le cose saranno diverse ora. Per forza.
C'è una cosa che mi mancherà di Night City. Che cosa? Il cibo. Il thai di Haywood sulla settima. I pieroghi giù vicino al porto. Sul serio? Lo capirei dopo aver viaggiato per un po' con noi. Chissà se mi mancherà Night City. Ti mancherà la Night City che avevi in testa. La città dal potenziale infinito. Infinite possibilità. La città che era una menzogna. Affronteremo tutto insieme. Anche i ricordi di Night City. Panam, stai scappando da Night City o vai a prendere il tè da tua nonna? Muoviti o la tempesta ti raggiunge! Ma vaffanculo! Mitch, ehi! Ehi, V! È bello sentirti, Chum. Come va? Dammi un mese e sarò come nuovo. Ve l'avevo detto che me la sarei cavata, no? E dai, Mitch, non eri così sicuro dopo il Mikoshi. Nessuno di noi lo era. È rimasto a letto per settimane come un vegetale. Sarebbe stato spacciato se solo le sue sinapsi non fossero state temprate dai panzer durante la guerra. Ma ha salvato il culo a tutti quanti. Peccato che Sol non sia con noi. O Teddy. O Bobby. O Scorpion. Ti avrebbero preso a calci dopo quella cazzata con il panzer. E poi ti avrebbero abbracciato fino a farti vomitare. Lo so, Panam, lo so. Ci hai dato la possibilità di ricominciare. Non sputtaniamola. Sono felice che tu sia con noi, Bim. Vediamo presto. Sento odore di ozono, anche con l'aria condizionata. È la tempesta. Si avvicina. Ok, siamo arrivati. Era ora. Ehi, Mitch. Ehi, leviamoci dal cazzo al più presto, d'accordo? Ehi, come sta andando? È tutto pronto? Sì, quasi tutto. Quindi l'hai trovato? Dove pensavamo che fosse? Tutto pronto e secondo i piani? Puoi dirlo forte. Ma forse c'è qualcuno che ti aspetta. Torna più tardi, discuteremo di tutti i dettagli. In un club di braindance di Chicago anni fa, ma non li modificavo, no. Vi! Prendeva... Eccoti! Ehi, Jude, ce l'hai fatta! Non pensavo che venissi. Sì, Carol mi ha dato uno strappo. Se no, non avrei mai trovato questo posto. Ehi, sono felice che tu sia qui e che non abbia cambiato idea. Penso di essermi decisa prima di te. È solo che... Chiaramente avete un po' di cose di cui discutere. Vi lascio sole. Tutto a posto? Ho realizzato solo qui e ora di non essere mai stata bene a Night City. Pensavo che sarebbe arrivato il giorno in cui l'avrei considerata la mia casa. Pensavo... Un giorno o l'altro mi sentirò bene, al sicuro. Ma era solo un'illusione, lo so. Da qui sembra così lontana, così innocente.
Ho una strana sensazione, quasi come se fossi una fuggiasca. Non stai scappando. Stai cercando un nuovo inizio. È un'altra fase della vita. È interessante che tu dica così. Sai, ho sempre misurato il tempo in fasi, da un periodo a quello dopo. C'era la fase bettola nel mega edificio, poi quella della casa condivisa, quella delle Mox. Ogni volta credevo di aver trovato una casa. E ogni cazzo di volta ne uscivo delusa. Hai appena descritto la vita a Night City, direi. Adesso lo so. Non avevo dubbi sul fatto di andarmene, sai. Devo andare. E trovare qualcosa di nuovo, di più duraturo. Per te, per noi. Vedrai. Avremo una casa. Presto saremo a casa. È un'idea che mi piace. Molto. Anche a me. Andrà tutto bene. Se c'è una cosa di cui sono sicura, è questa. Mi sento già meglio. Partiremo presto. Dobbiamo anticipare quella tempesta. E non far arrabbiare Panam. Sì. Carol ha detto qualcosa, mi ha avvertito. Non ti preoccupare. Ti piacerà. Allora, andiamo? Devo fare ancora una cosa. Ci vorrà solo un secondo. Ok, ti aspetto qui.